Adesso andiamo all'Aquila per la seconda udienza del 2024 in corte d'appello all'Aquila per il processo dell'hotel Rigopiano. Nel corso della seconda udienza, il legale del funzionario del comune di Farindola ha ribadito che il suo assistito e il sindaco non avevano strumenti per ordinare lo sgombero dell'hotel Rigopiano. In diretta dall'Aquila c'è collegato con noi il nostro Luca Pompei, che ha seguito l'udienza di questa mattina insieme al collega Diego Martelli. Allora, buongiorno Luca, sentiamo quali sono da te le ultime novità. Sì, Anna, siamo in collegamento dall'Aula Magna del Tribunale dell'Aquila, dove si è tenuta la seconda udienza di questo 2024 per quel che riguarda il processo per la tragedia di Rigopiano in Corte d'Appello. Oggi erano attese le discussioni riguardanti altri tre imputati assolti in primo grado e per i quali la Procura di Pescara ha presentato appunto ricorso in appello. In particolare l'ex capo di gabinetto della Prefettura di Pescara Leonardo Bianco, il funzionario del Comune di Farindola Enrico Coccolangeli, mentre per quanto riguarda il tecnico Tino Chiappino, il suo avvocato si è limitato a presentare una memoria difensiva, ma del resto la sua posizione era particolarmente marginale in questo processo. Molto più interessante ciò che riguarda gli altri due imputati, ricordiamo, assolti in primo grado, vale a dire l'ex capo di gabinetto Leonardo Bianco e il funzionario del comune di Farindola Enrico Colangeli. Ebbene, per quanto riguarda Bianco, il suo legale Arturo Messere ha intanto puntualizzato un'obiezione di carattere formale, ovvero che non è possibile che la procura eserciti due volte una identica azione penale. Ha ribadito che il suo assistito non aveva competenze specifiche per quel che riguarda la protezione civile, ma tra poco lo ascolteremo come ascolteremo Massimo Manieri, avvocato del funzionario del comune di Farindola Enrico Colangeli, che ha riprodotto ancora una volta la questione della carta di localizzazione pericolo valanghe, illustrando quelli che sono le caratteristiche della CLPV appena prodotta dal Comune dell'Aquila, carta che sta aspettando l'autorizzazione del Correneva per essere abilitata, ribadendo il fatto che né il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, né il suo funzionario Enrico Colangeli avevano la possibilità di sgomberare l'hotel non avendo appunto questa carta di localizzazione pericolo valanghe che avrebbe dovuto adottare la Regione Abruzzo e che invece non ha fatto. E allora sentiamo le dichiarazioni sia di Arturo Messere che di Massimo Manieri e poi la linea può tornare allo studio. Sostengo che il pubblico ministero di Pescara ha di fatto esercitato per la seconda volta l'azione penale, cosa che è possibile solo in Italia, in tutti gli altri paesi di democrazia occidentale non è possibile, perché nel momento che c'è l'assoluzione in primo grado non è possibile da parte del pubblico ministero proporre l'impugnazione. E mi indigno che ancora il governo, il Parlamento e il Ministro non vanno a modificare la norma. Poi ho sostenuto soprattutto che il dottore Bianco, che io difendo, era capo di gabinetto della Prefettura, non, come sostiene la Procura, prefetto vicario. Avvocato Manieri, riguardo a Enrico Colangeli, immaginiamo ribadita la tesi già espressa in primo grado. Beh, oggi abbiamo fatto un altro significativo passo avanti, a mio avviso, perché abbiamo prodotto la prima ed unica carta del rischio valanghe esistente in Abruzzo. La Regione Abruzzo ha prodotto una CLPV, ma poi ha fermato questo cammino positivo. Il Comune dell'Aquila, che ovviamente ha molte problematiche valanghive, ha fatto di più, in autonomia ha cercato e ha effettuato una carta a rischio valanghe. La cosa sostanziale è che attraverso una cartografia,
e quindi con lo sviluppo delle potenziali valanghe, anche quella come questa non conosciuta vicino alla Villetta, oggi il sindaco dell'Aquila ha capacità di capire quali sono i luoghi oggetto di rischio, quali edifici potrebbero essere investiti dalla valanga. Questo è lo strumento fondamentale per poter agire in sede di emergenza ed è uno strumento di prevenzione. Senza di questo nessun sindaco può far nulla e non può immaginare nulla di quello che non sia già noto. Questo ovviamente in relazione a quanto accaduto a Rigopiano. È evidente che se il sindaco di Farindola e il tecnico avessero avuto una cartografia del rischio, la prima cosa che avrebbero fatto l'avrebbero consultata e verificato che l'hotel era a rischio valanga e l'avrebbero sgombrato. Senza di questo solo una mano santa, solo Gesù Cristo avrebbe potuto aiutarlo a immaginare una valanga non nota che cadesse sull'albergo.